Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Nel Vangelo di oggi, Gesù ripete ai suoi discepoli per ben 3 volte: non abbiate paura, non abbiate paura. Poco prima ha parlato loro delle persecuzioni che dovranno subire per il Vangelo, una realtà ancora attuale. La Chiesa, infatti, fin dalle origini, ha conosciuto insieme alle gioie, che ne aveva tante, ha conosciuto anche delle persecuzioni, tante. Sembra paradossale. L'annuncio del Regno di Dio è un messaggio di pace, di giustizia, fondato sulla carità fraterna e sul perdono. Eppure riscontra opposizioni, violenze, persecuzioni. Gesù però dice di non temere, non perché nel mondo andrà tutto bene, no, no, per quello, ma perché per il Padre siamo preziosi e nulla di ciò che è buono andrà perduto. Ci dice quindi di non farci bloccare dalla paura, ma di temere piuttosto un'altra cosa. Ma qual è la cosa che Gesù ci dice che dobbiamo temere? Lo scopriamo attraverso un'immagine che Gesù utilizza oggi, l'immagine della Gehenna. La valle della Gehenna era un luogo che gli abitanti di Gerusalemme conoscevano bene. Era la grande discarica dei rifiuti della città. Gesù ne parla per dire che la vera paura da avere è quella di buttare via la propria vita. Buttare via la propria vita. E su questo Gesù dice: sì, avete paura di quello. Come a dire, non bisogna tanto temere di subire incomprensioni, critiche, di perdere prestigio e vantaggi economici per restare fedeli al Vangelo, no, ma di sprecare l'esistenza a inseguire cose di poco conto che non riempiono il senso della vita. E questo è importante per noi. Anche oggi, infatti, si può essere derisi o discriminati se non si seguono certi modelli alla moda, che però mettono spesso al centro realtà di secondo piano. Per esempio, seguire le cose anziché le persone, le prestazioni anziché le relazioni. Facciamo qualche esempio. Penso a dei genitori che hanno bisogno di lavorare per mantenere la famiglia, ma non possono vivere solo per il lavoro. Hanno bisogno del tempo necessario per stare con i figli. Penso anche a un sacerdote, una suora. Devono impegnarsi nel loro servizio, ma senza dimenticare di dedicare il tempo a stare con Gesù. Altrimenti cadono nella mondanità spirituale e perdono il senso di ciò che sono. E ancora penso a un giovane, a una giovane, che hanno 1000 impegni e passioni, la scuola, lo sport, vari interessi, i telefonini, i social, ma hanno bisogno di incontrare le persone e realizzare dei sogni grandi, senza perdere tempo in cose che passano e non lasciano il segno. Tutto ciò, fratelli e sorelle, comporta qualche rinuncia di fronte agli idoli dell'efficienza e del consumismo, ma è necessario per non andare a perdersi nelle cose che poi vengono buttate via, come si faceva allora nella Gehenna. E nelle Gehenne di oggi invece spesso finiscono le persone. Pensiamo agli ultimi, spesso trattati come materiale di scarto e oggetti indesiderati. Rimanere fedele a ciò che conta, costa. Costa andare controcorrente, costa liberarsi dai condizionamenti del pensare comune, costa essere messi da parte da chi segue l'onda. Ma non importa, non importa. Gesù dice: ciò che conta è non buttare via il bene più grande, cioè la vita, non buttare via la vita. Solo questo deve spaventarci. Chiediamoci allora: io di che cosa ho paura?
di non avere quello che mi piace, di non raggiungere i traguardi che la società impone, del giudizio degli altri, oppure di non piacere al Signore e di non mettere al primo posto il suo Vangelo? Maria, sempre vergine, sapiente, madre, ci aiuti ad essere saggi e coraggiosi nelle scelte che facciamo. Angelus Dominus, Ave Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angel renunciante, Christi Fili Tua, incarnazione comiorum, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, mi ha molto addolorato quanto è accaduto alcuni giorni fa nel centro penitenziario femminile di Támara, in Honduras. Una terribile violenza tra bande rivali ha seminato morte e sofferenza. Prego per le defunte, prego per i familiari. La Vergine di Suyapa, Madre dell'Honduras, aiuti i cuori ad aprirsi alla riconciliazione e a fare spazio a una convivenza fraterna, anche all'interno dei carceri. In questi giorni ricorre il 40° anniversario della scomparsa di Emanuele Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa. Saluto tutti voi, romani, pellegrini dall'Italia e da diversi paesi, in particolare i fedeli di Bogotà, Colombia. Saluto la fraternità dell'Ordine Francescano Secolare di Pisa, i ragazzi di Giubbio, Perugia, Spoleto, il gruppo di Limbadi che festeggia il giovane Leo,
i partecipanti al moto pellegrinaggio da Cesena e Longhiano e i volontari di Radio Maria Italia, che con un grande striscione invitano a porsi tutti sotto il manto della, sotto il manto della Vergine Maria, madre, per implorare da Dio il dono della pace. E questo lo chiediamo specialmente per il martorato popolo ucraino. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.